Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere vedere la sala quasi piena, comunque molto numerosa. E porto i saluti al Console Generale della Repubblica di Bologna e Milano, Krzysztof Schauper, che purtroppo non è potuto venire, però leggerò il suo messaggio intitolato a tutti voi presenti. Vorrei ringraziare gli organizzatori del convegno I giusti e resistenti morali al totalitarismo, ciò scientifico Ferro di Bologna, quale istituto promotore e capofila della rete regionale Storia e Memoria, coordinata dalla professoressa Antonia Grasselli, il Comitato per la Foresta Mondiale dei Giusti di Gabriel Missi, eppure la regione di Emilia Romagna e sempre la iniziativa per la collaborazione. È un'iniziativa molto preziosa che rientra nel programma europeo L'Europa per i cittadini, Azione 4 Memoria, aperta e curata dai giovani, coltivata attraverso le esperienze umane e gli scambi giovanili, le ricerche e un lavoro comune attraverso la rete e i progetti delle scuole. Solo attraverso il custodire della memoria, degli esempi morali, che si sono opposti ai totalitarismi, fascismo e nazismo da una parte, ai gulag e comunismo e stalinismo dall'altra parte. Di questo coraggio anche della gente comune parla il film Katyn di maestro Andrzej Wajda, che alcuni di voi hanno avuto occasione di vedere. Solo ricordando il passato, onorando il coraggio dei resistenti morali, possiamo evitare gli orrori del totalitarismo e dare la visione comune dell'Europa e della collaborazione reciproca. La libertà è preziosa e noi polacchi lo sappiamo bene. Abbiamo un legame particolare con Emilia Romagna. I nostri soldati del secondo corpo d'armata del generale Anders, nella primavera del 1945, si sono battuti valorosamente per la libertà dell'Italia e hanno contribuito a liberare dell'occupazione antifascista tutta la regione, compresa la città di Bologna. Lo testimoniano fino ad oggi quasi 1600 tombe di caduti raccolte nel cimitero monumentale di guerra, cimitero polacco a San Lazzaro di Savino. Quest'anno festeggiamo anche la caduta del comunismo, 1989, e i cambiamenti democratici nell'Europa centrale e centro-orientale, la caduta dei muri e l'apertura della cortina di ferro. In Polonia questo è cominciato con Solidarno. Come dice Timothy Gardonash, in Polonia sono occorsi 10 anni, in Ungheria 10 mesi, nella Repubblica Democratica Tedesca 10 settimane e in Cecoslovacchia 10 giorni.